Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa dell'attore Adamo Dionisi, deceduto a soli 59 anni dopo una lunga malattia. Conosciuto soprattutto per il suo ruolo da protagonista nella serie televisiva Suburra, Dionisi ha interpretato il carismatico boss Manfredi Anacleti con grande maestria. Nato a Roma nel 1965, Dionisi ha avuto una vita controversa prima di intraprendere la carriera di attore. In passato è stato uno dei capi ultras degli Irriducibili della Lazio e ha avuto problemi con la giustizia, incluso un arresto per traffico di stupefacenti nel 2001. Nel 2017 è stato nuovamente arrestato per aver distrutto una stanza di un hotel in Toscana e per aver minacciato pesantemente le forze dell'ordine. Nonostante le vicissitudini, Dionisi ha trovato la sua passione per la recitazione durante gli anni trascorsi in carcere a Rebibbia, partecipando a corsi teatrali per detenuti. Uscito dal carcere, ha iniziato la sua carriera di attore, distinguendosi per la sua versatilità in ruoli legati a storie intense e coinvolgenti. Oltre a Suburra, Dionisi ha recitato in film di successo come A Cab, All Cops Are Bastards, 2012, e La Terra dell'Abbastanza, 2018. La sua filmografia include anche titoli come Il più grande sogno e Fiore, 2016, dimostrando la sua bravura e il suo impatto emotivo sul grande schermo. La scomparsa di Adamo Dionisi lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo, ma il suo talento e la sua passione per la recitazione resteranno per